Per secoli l'umanità ha vissuto con l'ossessione di evitare il cibo andato male. Già nel Rinascimento in Europa esistevano regole che imponevano di portare vivi gli animali fino ai mercati e qui venivano abbattuti. Così tutti potevano accertarsi con i loro occhi che le bestie avessero un aspetto sano. La carne poi doveva essere venduta entro pochissimo tempo, al massimo entro il giorno dopo. Oggi siamo abituati a comprare la carne già tagliata e non ci capita mai di incrociare i nostri sguardi con quelli dell'animale da cui proviene. Se possiamo permetterci un distacco così drastico, è merito del frigorifero. Ma come funziona? Avete mai provato a tappare con un dito una pompa da bicicletta e a farla poi funzionare? Si sente del calore. In effetti un gas compresso si surriscalda e analogamente un gas che si espande si raffredda assorbendo calore da ciò che lo circonda. È quello che accade in un frigorifero. Un compressore comprime una sostanza gassosa che poi viene fatta passare nelle serpentine che si vedono dietro il frigorifero. Nel tragitto la sostanza si espande nuovamente, ritornando al suo stato originale, e così assorbe il calore dai vari comparti del frigorifero, raffreddandoli. La sostanza fa poi ritorno al compressore che ripete il ciclo. La temperatura però non è la stessa in tutto il suo interno. Lo sportello è la parte più calda, mentre la più fredda si trova subito sopra i cassetti per la verdura. È bene quindi mettere la carne e il pesce negli scaffali inferiori, quelli più freddi. Formaggi e cibi già cotti possono invece stare negli scomparti superiori, come pure le uova. Poiché lo sportello è il posto più caldo, va bene per latte e bevande. Il posto ideale per verdure e frutta sono invece gli appositi cassetti, dove la temperatura non è troppo bassa. Il freddo eccessivo, infatti, rovina i vegetali. È bene anche resistere alla tentazione di riempire troppo il frigorifero. Perché la refrigerazione funzioni al meglio, occorre che l'aria possa circolare al suo interno. Ma prima dell'invenzione del frigorifero, come si faceva a conservare i cibi? Usando il ghiaccio, un sistema adottato già oltre 1000 anni prima di Cristo. Le ghiacciaie cominciarono a essere sostituite dai primi frigoriferi solo nei primi decenni del Novecento. I frigoriferi, però, restarono un bene di lusso fin dopo la guerra. Negli anni 60 erano presenti solo in una casa italiana su 3.